Professore, tu che sei un grande clinico da questo punto di vista e soprattutto ti occupi in un modo eccezionale, tu sai bene che sei un mio riferimento per la diagnostica, se ti va di entrare un po' nel merito e di parlare di disfunzione rettile, di cause che determinano la disfunzione rettile. Grazie Gabriele per le belle parole, la stima lo sai è reciproca, ma poi dopo tu continuerai il nostro discorso di oggi parlandoci di tante cose nuove o meno nuove che tu stesso hai importato dalla tua esperienza anche oltreoceano. Quindi grazie per le tue parole, per la presentazione e tra i vari problemi oggi ne parliamo di uno, non possiamo parlare di tutti. La disfunzione rettile era quella su cui ci eravamo accordati i giorni precedenti di affrontare un attimino. È capitato in questi giorni, molte persone hanno evidenziato questo problema, forse più che in tempi passati. Sarà perché siamo più a contatto con la partner e per tanti aspetti anche chiaramente psicologici, emotivi o quant'altro. Però andiamo intanto a definire quello che è il problema. La disfunzione rettile ormai chiaramente lo sappiamo ormai tutti, anche le persone leggono sul web, è l'incapacità di ottenere e mantenere una erezione, quindi una rigidità dei corpi cavernosi che sia chiaramente utile per la penetrazione. Quindi disfunzione rettile che può avere varie sfumature e deve essere individuata poi dal clinico in base anche ai segni e sintomi del paziente. In questa diapositiva che mi stai passando, anzi ti ringrazio, io dal telefonino non riuscivo, vediamo, ma senza studiarcela, non è un congresso, abbiamo detto mandiamo solo dei messaggi. Quali possono essere però le cause? Sono tantissime, però tu hai parlato prima di fumo, hai parlato di apparato cardiovascolare e guarda caso anche qui subentrano queste possibilità perché tutto sommato l'erezione vede partecipare in primis il sistema vascolare, arterioso e venoso. E quindi è chiaro che il grosso fumatore, magari la persona che in questo periodo ha aumentato l'uso del fumo, l'uso o l'abuso del fumo, anche per la situazione stessa in cui ci troviamo. La presenza di patologie cardiovascolari possono talvolta avere quasi dare l'erezione come campanello d'allarme, quindi talvolta va interpretata non solo come un problema, ma anche come un campanello d'allarme di un problema magari sistemico metabolico. Chiaramente gli ormoni hanno un'azione importantissima, abbiamo parlato poco fa di testosterone e di estrogeni, un calo di testosterone o di altri ormoni che vedremo dopo, possono interferire sul desiderio e sulla risposta erettile. Le patologie metaboliche, i problemi alla tiroide, il diabete che anch'esso porta problemi vascolari micro e macro a livello arterioso, tutti questi problemi, quindi cardiovascolari, metabolici, ormonali, possono portare poi a un'erezione non perfetta, quella che viene definita un tempo con il bruttissimo termine di impotenza, mentre adesso la chiamiamo disfunzione erettile, perché mentre un tempo era difficilmente curabile, adesso ci sono le armi per recuperare e ridare all'uomo il suo benessere sessuale. Possiamo andare avanti con la diapositiva, Gabriele? Diagnosi, andiamo avanti. Ho messo questa diapositiva, ognuno il suo lavoro, noi siamo andrologi, non siamo né psicologi né sessuologi, però teniamo conto, è chiaro, non voglio escludere che talvolta la disfunzione erettile può avere anche un'impronta, un condizionamento a livello emozionale e psicogeno. Quindi se io non nominerò tra le terapie, le psicoterapie o quant'altro, è perché io sono andrologo, per cui questa piccola chiacchierata è dedicata alle patologie di natura organica e non chiaramente di natura psicologica. Andiamo avanti, Gabriele. E sono tanti gli ormoni, però spesso il paziente adesso, anche per ottimizzare i tempi, e non nascondiamolo, talvolta anche per ottimizzare le spese, ci chiede, dottore, devo venire a visita, che esami devo fare prima di venire? Allora è chiaro che è tutto molto personalizzato, non esiste una diagnostica previsita, però giusto, siccome oggi stiamo mandando dei messaggi, dobbiamo pensare che talvolta il problema erettile e anche del desiderio può essere legato a un piccolo cambiamento nel nostro asse ormonale, per motivi anche legati a un'andropausa o legati a patologie che sono in quel momento che stanno subentrando. Quelli che vediamo qui non sono tutti gli ormoni o le molecole che ci interessano, ma sicuramente il testosterone è l'ormone maschile per definizione, è quello che ci dà l'aggressività, la forza, è quello che serviva al guerriero per andare in battaglia, no? Quindi rappresenta la nostra mascolinità. Tutto
totale e libero, perché il testosterone libero, difficilissimo da dosare, è quello che poi però ha l'azione sugli organi bersaglio. Quindi è sempre bene valutare, se possibile, le due molecole. LH e TSH, solo per dire che c'è anche un'ipofisi che stimola le ghiandole a lavorare, l'LH stimola il testicolo a produrre testosterone, il TSH stimola la tiroide a funzionare, quindi è bene conoscere anche questi ormoni, come anche gli ormoni nemici, cortisolo, prolattina, sono tutti ormoni da stress che contrastano con l'azione del testosterone, anche se poi la prolattina può essere anche alta per motivi legati a una iperattività dell'ipofisi. Il 17 beta estradiolo è un ormone femminile, la femminilizzazione di cui parlavamo prima, no? Se io uomo ho alti livelli di ormoni estrogeni, chiaramente contrasto il mio testosterone. Il DEA, che è un preormone, la vitamina D. Vitamina D che ho messo, possiamo andare avanti, Gabriele? Vitamina D, andiamo avanti sulla prossima, scusami, questa l'ho messa in onore di Diana, quella che è passata poco fa, perché è assente, e la volevo approfittare per salutare, lei è espertissima, un po' non assolutamente noi no, l'avremmo anzi ascoltata volentieri su quanto microbiota, microbioma e quant'altro può influire sul benessere del nostro organismo psicofisico e di riflesso sulla sessualità. Ne approfitteremo la prossima volta, avevo messo una diapositiva per salutarla. Andiamo avanti quindi con... ce n'era un'altra precedente, no scusami, andiamo indietro Gabriele, scusami tanto, questo esatto, questa è Diana che salutiamo, la prossima. Vitamina D, solo per dire quanto è importante, parte dalla molecola base che è il colesterolo, non stiamo facendo lezioni di biochimica, ricordiamoci però l'importanza della vitamina D, perché ha numerose funzioni sul sistema immunitario, viene attivata dai raggi solari, in piccola parte la introduciamo con l'alimentazione, viene poi attivata nel fegato, nei reni, ma sembra che abbia recettori a livello testicolare e induca quindi già di per sé la produzione di testosterone, ma in più si è visto ormai da un paio d'anni quanto la vitamina D ai giusti valori di 50-70 possa liberare il testosterone libero, per cui ripeto, ci manca Diana che avrebbe parlato un po' di questo, però tra gli ormoni ricordiamo anche questa vitamina, perché poi nella sua forma attiva il calcitriolo è effettivamente un ormone. Procediamo e andiamo sulla diagnostica un po' più nostra di noi andrologi. Non voglio annoiare nessuno, però gli esami servono perché è un sistema vascolare, come lo studio. Chiaramente, prima di tutto, il cardiologo dovrà valutare l'integrità del sistema cardiovascolare, ma esistono anche dei test nostri, di noi andrologi. Il primo, o perlomeno uno dei due, è l'eco color Doppler pegneno e dinamico dei corpi cavernosi, come il Doppler alla carotide. Però andiamo a studiare la circolazione dei corpi cavernosi del pene. Per far questo serve una micropunturina che viene fatta nei corpi cavernosi che induce una erezione. Attraverso il color Doppler noi studiamo il flusso arterioso e venoso. Non è proprio una passeggiatina, è un esame che va fatto con serietà, con coscienza, il paziente firma un consenso informato, perché possiamo avere dei casi in cui l'erezione è eccessiva e si protrae nel tempo, quindi farlo sempre dopo aver parlato con l'andrologo, perché capita spesso, Gabriele, mi sta capitando di persone che vengono già con la siringhetta, dice dottore devo fare l'eco color Doppler, dico chi gliel'ha chiesto, dice no lo volevo fare io, poi mi dirai la tua, però insomma ecco, non è perché io voglio fare tre visite, ma devo capire se mi serve o meno un eco color Doppler, perché ci sono, ripeto, anche poi degli effetti collaterali da mettere in conto. Un altro esame, andiamo avanti, è un esame che a me non dispiace, il rigido scan test notturno permette di studiare durante la notte, noi durante la notte nel sonno profondo in fase REM non abbiamo coscienza e abbiamo tutti delle lezioni. Questo test, possibilmente protratto e fatto per 3 notti consecutive, mi permette di studiare le lezioni notturne, perché sia un ragazzetto di 25 anni, un uomo, ragazzetto a 25 non lo è più, un uomo di 25 anni che mi dice dottore io ho la disfunzione erettile, però il rigido scan test notturno mi evidenzia che nelle notti, nel sonno profondo, ha delle lezioni lunghe e valide, il problema quindi di organico è ben poco, e allora trasleremo il tutto su una componente più di natura emozionale e psicogene, quindi è un esame forbice che a me, devo dire, non dispiace. E procediamo, due parole sulle terapie, andiamo avanti, non dobbiamo fare pubblicità a nessuno, non si può parlare in 5 minuti di tutte le terapie, però sicuramente era dedicato anche a Diana,
una qualità e un equilibrio del microbiota e sicuramente si ripercuote su un benessere psicofisico dell'uomo, l'integrazione fitofarmaci, nutraceutici, citrullina, ioimbina, ginseng, e faremo puntate a parte su queste cose. Abbiamo visto l'interesse della vitamina D. Sul testosterone si possono fare congressi, però per esempio in America loro fanno la loro terapia ormonale sostitutiva. L'uomo in andropausa, se ne ha bisogno, giova tantissimo della terapia sostitutiva, per cui iniziamo a considerare quanto una integrazione con il testosterone in chi ne ha bisogno, è chiaro, questo sia ben chiaro, può essere sicuramente un grosso aiuto sotto vari aspetti, anche della sfera sessuale. Andiamo, Gabriele, sui nostri farmaci. Nessuna pubblicità, li ho messi a caso, oggigiorno esiste di tutto, Viagra, Cialis, Levitra, Rabestrom, Siler. È una terapia sartoriale che tante volte mi chiedo, dottore, qual è il più buono? Ognuno di noi ha il farmaco a cui risponde meglio. A me possono fare benissimo 10 mg di Cialis ed essere acqua fresca al sildenafil, o al contrario, per cui insieme all'andrologo si decideranno tempi e modi di somministrazione. Quello che vediamo a destra è un laboratorio gallenico. Oggigiorno molte farmacie producono i loro farmaci. Qual è il migliore? Non lo sappiamo. Vediamo da questa immagine come hanno anche dei tempi diversi. Un tadalafil mi può coprire 36 ore, mentre un sildenafil ha un'azione più di impatto. Quindi, come dicevo, personalizzeremo la terapia sul paziente. Procediamo. E la mia ultima, perché poi daremo la parola nuovamente a te per delle cose interessanti. Il passo successivo, quando la terapia orale non funziona, non dobbiamo abbandonare, perché ci sono delle terapie chiaramente un po' più invasive anche nella gestione. La terapia iniettiva, il famoso Cavergent, che si usa poi per fare l'ecocolor Doppler, in alcuni pazienti viene utilizzato anche come terapia per indurre un'erezione che non risponde ai farmaci. Come? Non ho avuto esperienze brillanti, mi dispiace dirlo, il famoso Vitaros, che comunque è una prosta di gel, cioè si cerca di sostituire la terapia con la punturina con un gel che si applica dentro l'uretra. La diapositiva prossima, con cui io mi fermo un attimino, è che talvolta anche queste terapie, chiamiamole un po' più invasive, non funzionano. Un tempo ci si fermava qui, nel senso che, come talvolta il medico non deve dire, ci devi convivere. Si è aperto invece un mondo di medicina rigenerativa, ma c'è anche adesso una tecnica sopraffine di impianto protesico. Però, come dico sempre, ognuno il suo. Quindi io mi fermo in quello che è il mio lavoro.